momento in cui noi lamentiamo di aver fatto poco, in effetti ci rendiamo conto che proprio in quella giornata noi abbiamo fatto, io direi a mio avviso, di più, perché abbiamo lasciato il tempo ai bambini di riflettere insieme a noi, di porci domande, di fare riflessioni sia individuali che collettive. Per cui quel tempo che apparentemente noi abbiamo perso ci ritorna poi a vantaggio dell'apprendimento stesso. Perché in effetti i bambini apprendono in questo modo col piacere di fare. In effetti nel nostro fare scuola dovremmo, io dico così semplicemente, somigliare un poco al buon padre di famiglia di un tempo, però, il quale magari per giocare con i propri figli costruiva i giocattolini insieme al bambino, perdeva tempo col bambino, creava relazioni, donava il proprio tempo, e quindi queste relazioni creavano legami, per cui quando noi più somigliamo al buon padre di famiglia nella nostra attività didattica, più creiamo relazioni, più creiamo legami, per cui l'apprendimento non diventa sterile fine a se stesso, ma diventa qualcosa di gioioso, fatto col piacere di farlo. E spesso e volentieri, se si riesce a creare questo clima in classe, sono stessi i bambini a sorprenderci, perché a fine giornata, e non è poco perché noi finiamo alle 1:30, sono capaci di dire magari: maestra, già dobbiamo andare via, proprio perché abbiamo realizzato, secondo me, un altro tempo, una rilassatezza, ci siamo liberati, come lei appunto stava dicendo, dall'ansia che caratterizza il nostro tempo. E in effetti insieme a loro, anche loro cercano questo da noi, perché i nostri bambini, specialmente quelli di fratta maggiore, vengono scarrozzati avanti e indietro, e in quest'ansia di fare presto per andare al catechismo, fare presto per andare in palestra, fare presto, li carichiamo, per cui dare un tempo in cui loro effettivamente possono soffermarsi a pensare insieme alla maestra, a creare insieme alla maestra, è un momento veramente di piacere oltre che di apprendimento. Credo sia molto pertinente questa metafora della famiglia, perché la famiglia non è soltanto quel luogo nel tempo e nello spazio in cui si riproduce la società. La famiglia è una metafora di rapporti, e infatti la distruzione a cui sta andando incontro la famiglia diventa anche una distruzione di rapporti, anche della metafora di rapporti, perché se noi ci pensiamo, e se voi ci pensate, nella famiglia non ci sono soltanto degli individui quali sono relazionati insieme da ragioni che possono essere anche di utilità, di convenienza o di convivenza. Nella famiglia ognuno si rapporta a un altro proprio sulla base di questa unicità, relazionalità e profondità di cui parlavo prima, perché ognuno per l'altro non è sostituibile, non lo posso sostituire con uno che sia uguale a lui, e al tempo stesso la relazione fa l'essere di quella persona, egli in quanto sta lì è figlio, è padre o è fratello, egli sta dentro quella relazione costitutivamente. E al tempo stesso c'è una profondità, perché ognuno non è solo ciò che è, ma anche ciò che può essere, che potrà essere, che nessuno degli altri sa che cosa possa essere. Quindi che nella scuola si riesca a reinventare un po' del senso del buon padre di famiglia, in quanto evoca questo clima familiare in cui si può evocare il clima del rapporto interpersonale strettamente, è molto importante, ma anche molto impegnativo. Io sono convinto, da questo punto di vista, di una sorta di impegno, oserei dire psicanalitico, perché è un impegno in cui noi facciamo un'immersione nella parte più sacra di noi stessi e dobbiamo, per così dire, reinventarci il mondo delle relazioni, a cui magari ci siamo anche disabituati nel tran tran.